mi associo ai ringraziamenti che ho avuto qui, un grande onore e piacere, sono gli amici, tra gli utenti, Giuseppe Peroni, Castello, l'amico amico Andrea, la bravissima nostra moderatrice, un saluto per tutti voi che siete in platea. E io rispondo ricordando un po' quelli che sono stati i discorsi precedenti, molto insomma, dentro ai fatti, anche per avere vissuto il Pierone di Claudio della Sette. Innanzitutto io dico, le rispondo dicendo che cosa non ha determinato la morte di Moro, che è appunto la fine delle sue idee. Io ho una visione leggermente più ottimistica di quella di Claudio della Sette, che sicuramente per aver vissuto l'Europa della democrazia cristiana, l'Europa molto nobile della democrazia dei partiti, quindi ha visto che da quel momento poi ci sono state altre vicende successive, di qualche decennio successivo, che ha portato alla fine del sistema dei partiti, almeno di quei partiti storici e soprattutto della democrazia cristiana. Ma io credo che di Moro rimane soprattutto, l'ha detto anche Fioroni, quello che era la sua visione della storia e della politica del nostro paese, che era quella che l'inesorabile, inevitabile tendenza ad andare verso una democrazia dell'alternanza. E possiamo dire che con qualche variazione, con qualche tema, qualche incidente di percorso, ecco, quel disegno di Moro si sia sostanzialmente realizzato, come vediamo anche in questa legislatura, lo dice un ministro che vive questa lettura con grande onore, provenendo da una storia politico-partitica sempre, diciamo, non è, però nella consapevolezza che il grande onore di vivere un incarico di rilievo politico in un governo che ha una netta connotazione politica e quindi che è praticamente, diciamo, opposta a quella di chi lo ha preceduto. Quindi la democrazia dell'alternanza, Moro, anche questo è stato detto da una stella, l'errore che è stato fatto molto spesso è cioè di intendere poi a semplificare quello che ci rimane del pensiero di Moro come, ecco, di un politico che aveva segnato un percorso per cui ci doveva essere un necessario avvicinamento tra le due forze politiche non principali che all'epoca erano in competizione nel sistema politico parlamentare, cioè che la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, appunto, ecco, da immaginare il compromesso storico come l'evoluzione finale di un paese che metteva tutto insieme. In realtà il pensiero politico di Moro è praticamente, io credo di voler dire, perché lo Fioroni e Mastella si dicono qualcosa di Moro era profondamente anticomunista, non poteva essere profondamente anticomunista, ho letto addirittura qualcosa di Moro giovane, per cui il pensiero cristiano, che era cattolico, non poteva non essere profondamente anticomunista. Moro fece un altro tipo di ragionamento, sulla base di Moro era stato anche autore di studi molto raffinati, insomma, molto molto importanti, per cui ecco, tutto il suo pensiero ruotava intorno alla visione che aveva della storia e della politica, dove diceva, immaginate la politica, vale a dire la visione, non dovesse prescindere dalla storia, vale a dire la realtà momentanea, fenomenica, fattuale che uno viveva nel momento, ma nello stesso tempo la storia non poteva rinunciare alla buona politica, è quello che si è realizzato nel proprio pensiero. Ma intanto abbiamo la responsabilità di vivere il presente. Io credo che adesso credo che probabilmente vive il senso dello Stato. Su questo voglio spezzare una lancia, adesso chiaramente è troppo facile che mi fregiassi del banco, della cosa di dire, vengo da una carriera da funzionario dello Stato e quindi come naturale professione applico questo sentimento anche alla carica di ministro di interno, perché chi ha fatto il ministro di interno, anche su questo chiedo aiuto agli amici Fioroni e Clemente Mastella, si è sempre caratterizzato, perché pure quando la storia proponeva ministri politici a 360 gradi, quell'epoca si è sempre caratterizzato per essere poi che quando si assumeva l'incarico dello Stato, no, ci si spogliava delle resti, quindi anzi forse era persino più sfidante per la loro, dico la loro generazione, per dire la politica che ho riconosciuto da giovanissimi, essere passare da prefetto di ministro di terra è persino più facile per cui, no? Quindi la vera sfida è appunto quella che diceva Moro, riuscire a, per chi poi esercita un ruolo istituzionale, che deve mettere a disposizione di tutti, di quelle che devono essere necessarie misure, che sono necessarie per un tempo piuttosto che un altro, l'intelligenza artificiale non è ancora applicabile, ma gli incarichi governativi per me quindi di una grande importanza, come quello che credo, ai quali credo che appartenga anche Cristiano, che è stato dato il dolore di tutti così. Per cui ecco, avere la visione, avere il futuro, quella sicuramente, devi avere sicuramente l'idea di dove andare, ma vivere con un senso di responsabilità del presente la che ci scegli. Grazie. Io credo che incontri come questo di oggi servono non per avere
simpatia del passato, anche per tanti dolorosi del passato, ma per consentirci di mantenere una memoria di coloro che hanno sacrificato la loro vita per costruire un'Italia diversa, un'Italia migliore. E credo che ricordare i morti di Torino, in modo particolare nel caso del Presidente Moro, ci aiuti in questo percorso. Perché noi ci siamo occupati moltissimo di come Moro è stato rapito, come è stato ucciso, che cosa si può ancora scoprire, che altro c'è da vedere. Ma credo la domanda di fondo che si lega a quella che adesso stiamo tesendo è: ma perché è stato ucciso Aldo Moro? Aldo Moro è stato ucciso per quello che rappresentava, per idee, progetti, programmi, valori in cui credeva e che voleva portare avanti. E chi ha ucciso Aldo Moro ha bloccato un processo di rigenerazione non della democrazia cristiana italiana, ma portare un processo di rigenerazione della democrazia in Italia. Aldo Moro aveva compreso, pensiamo se fosse vivo oggi, come vedrete, aveva compreso da piccoli segni dei tempi. Moro aveva veramente una visione profetica, dalla piccola presenza quotidiana che mutava, riusciva a cogliere le aspettative del futuro o i cambiamenti che erano necessari del futuro, quelle piccole pressioni della partecipazione al voto. Con un linguaggio nuovo ciò che accade, parlando delle persone che furono coinvolte, rispettando la difesa della verità e la rivendicazione di giustizia. Il Presidente della Repubblica, celebrando il giorno della memoria dedicato alle vittime terrorismo, ha ricordato come proprio grazie alle istituzioni, come quella che io oggi mi onoro di rappresentare, e alla loro fermezza, pur dopo una fase di smarrimento iniziale, si è saputo reagire al terrorismo e vincerlo sul campo della legalità e con le regole della democrazia, non accettando nessun altro e diverso piano di confronto. Questo è importante sempre ricordare. Infatti il Presidente della Repubblica ha ricordato come si sia parlato spesso in questi anni di terrorismo e di terrorismi, ma poco si è parlato dei servitori dello Stato che hanno dato un messo a rischio.